Non succederà più. Non succederà più con Giada De Miceli ed Emanuele Puddu. L'autore che abbiamo qui vicino a noi ha registrato il suo nuovo disco. E naturalmente, ecco, voglio ricordare di nuovo, sto parlando di un cantatore che ci ha emozionato, che ci emoziona, colui che è arrivato quinto al Festival di Sanremo, ha vinto e ricevuto il premio da Domenico Modugno. Da Domenico Modugno collabora con Riccardo Cocciante ed è paragonato a Claudio Baglioni per l'intensità vocale. Tutti ricordiamo, tra l'altro, una canzone che io amo molto, una canzone che ha spopolato, che si chiama E tu davanti a me, una canzone insomma in vetta alle classifiche del suo vecchio disco, ma che io tra poco ascolterò perché l'amo veramente molto. Lui è qui per presentarci in anteprima il suo nuovo singolo Me duele l'alma e naturalmente il suo nuovo disco. Qui con noi Erminio Sinni. Ciao Giada, ciao a tutti, come va? Ciao Erminio. Ciao carissimo, ciao. E ti ho fatto una presentazione bellissima, c'avevo freddo, mi è preso freddo, infatti ora mi smetto il casco perché... Ti posso correggere due cose? Una, anche tre. Guarda, una, il nuovo disco si intitola S. 11.167 è quello che prima. È quello che ho registrato in Argentina, che è uscito nel 2006. Ecco, quello c'è la colonna sonora della telenovela anche. No, sì, sì, c'è anche lì, ecco. C'è anche lì però. Della telenovela argentina. E poi il discorso di Claudio Baglioni purtroppo... è la verità, perché io mi sono documentata, sì, caro Erminio, ma anche anonimo italiano. Ecco, però in diverse interviste tu sei paragonato, la tua voce, la tua intensità vocale, il tuo ardore, lo possiamo dire, nel cantare è paragonato a quello di Claudio Baglioni. Guarda, per me Claudio Baglioni andrebbe studiato italiano, specialmente l'album Oltre. Sì. Quindi cioè, per me è stato qualcosa che di grande, perché mi ha insegnato tanto. Non succederà più. E là voglio dire, tra l'altro, che certo. Sono arrivati, sì, anche dei messaggini, ecco, in relazione a tu davanti a me. Leggi il messaggino, credo, in relazione. Davanti, scusate, anche sono una curiosità, ma davanti a te in che senso? Ecco, sono arrivate. Nel senso lato. Cioè da un lato? Da un lato e dall'altro, insomma. Ecco, credo che siano arrivati dei messaggi. Ma vuoi sapere la verità? Il titolo originale... E tu sopra di me. No, è tu davanti a me. Però il titolo che avevo dato io era tu sopra e di tu me. E tu sopra di me. Però Cocciante, che era il mio dire. Produttore, disse no, è meglio tu davanti a me. Ecco. Però poi non so, è ritornata tu sopra di me. Da solo, in maniera autonoma. Perché là c'è poco da equivocare. Tu sopra... Sempre si equivoca comunque, perché è davanti o sopra, insomma. Ecco, sono due cose completamente diverse. Mi insegnerai qualcosa. Non si può equivocare sicuramente. Allora, qua dicono, e tu davanti a me, quando l'hai scritta, in quel momento con chi facevi sesso? Marina da Lecce. Ecco, Marina è stata esplicita tra le righe. Ti chiedo, la nostra ascoltatrice, tu hai scritto tu davanti a me, dedicata a questa donna, sì, quindi, sì, a questa tua amante, tra l'altro fidanzata, ma è in un momento d'amore, credo, intimo tra di voi. No, nel momento d'amore intimo stavo facendo l'amore anch'io, non scrivo. No, nel senso, quello è il dubbio, è in relazione a quel momento di amore. Ma è un pensiero, però, Giada, è un pensiero che poi ho messo su carta e su musica, però dopo, cioè per chiaro, era finita questa storia, io mi ero ritrovato negli Stati Uniti a suonare. Ecco. Avevo una chitarra sul lago Michigan, un albergo si chiama, a Mackin Island, un'isoletta del lago Michigan, e scrissi la musica. Tornato a casa, era fine settembre, ero in macchina con mio cugino. Ecco. È andato da noi via un posto di mare, e ho detto, guarda, l'estate è finita e il bar sono già chiusi per ferie. Fermo, gli ho detto. Che c'è una donna, sta in casa. No, è rimasta lì. Ho scaricato mio cugino, sono andato a casa, ho scritto di colpo, ecco, mi è uscito tutto. Questa azione che secondo me è di un passionale, Erminio. Che veramente, le cose o si fanno, infatti è una delle canzoni più passionali, come ho detto, ripeto, il panorama italiano, che a cui io sono molto legata, ma credo molte donne e anche molte coppie, perché esprime dei sentimenti diretti, veri, insomma in maniera molto molto esplicita. Tra l'altro io volevo chiederti anche un'altra cosa, insomma sappiamo di questa tua collaborazione con Riccardo Cocciante. Sì, sì. Come vi siete conosciuti e com'è nata questa collaborazione con un artista
naturalmente di quel calibro. Senti, allora succede, è successa una cosa. Dunque, io già avevo una canzone che Cocciante aveva rovinato, che poi sarebbe stato il pezzo di punta dell'album del 93, che si intitolava Resta con me. Tra l'altro tu sei anche un cantautore, cioè sei anche autore dei tuoi testi, ecco, diciamolo, perché no, prima le vivo, prendo appunti e poi... Parlate di questo nuovo disco, naturalmente il singolo Meduele l'alma, tratto dal tuo nuovo disco. Beh, no, io ti ripeto, questo paragone è soltanto, non so, qualcuno magari conosce poche cose mie. Vabbè, però è un bel... No, mi lusinga la cosa, ecco. Però è chiaro, capito, che... Cioè io non è che ho cercato di imitare. Ma assolutamente. No, ma è una cosa che insomma, è un bel paragone. Sì, ma è bellissimo perché per me è un bel paragone. Lui e De Gregori sono, credo... Top, e sì. Anche per me, anche sì, per lui quindi. Soprattutto. E allora Erminio, parliamo di questo singolo, Meduele l'alma. Sì. Quando l'hai scritto? Cosa e chi ti ha ispirato? Sappiamo il singolo che è uscito sì, proprio. Adesso, il tuo disco che sta uscendo, no? Bene, allora innanzitutto musicalmente i miei 4 anni a Buenos Aires in Argentina. Ecco, assolutamente. Dove sono assimilato il tango, assimilato il loro modo di vivere e la passionalità che hanno. Assolutamente. E questo è la cosa importante per me, perché infatti lavoravo in quel periodo, lavoravo a Londra, però avevo bisogno per fare il disco di un suono più latino, più caldo. È bellissima, è molto latina la canzone, io ho visto anche il video, è veramente un video, una la bella produzione, ha lavorato location. Da paura, è la Sperlonga. Sperlonga, sì. E appunto Meduele l'alma l'ho scritta in un momento, ci cioè, stavo pensando la stessa cosa che mi è successa. Meduele l'alma, Meduele, mi fa male l'anima. Sì, proprio di tante cose, mi sono anche rotto le scatole. Ah. Ecco, cioè, pure, proprio così. Sì, no, vuol dire tante cose, capito? Cioè, sì, Meduele l'alma non è sono soltanto... Sono stufo di soffrire, tra virgolette, per amore. Oppure... Soffro per amore. Allora Erminio Sinni è un uomo sentimentale. Cara radioascoltatrice, sono arrivate varie mail in merito. È un uomo che soffre anche per amore. Ho sofferto tanto, felice. Sono una persona passionale, quindi quando si parla di queste cose mi emoziono anche io. Emoziona. Tra l'altro sappiamo anche di una canzone molto bella che io ho ascoltato, che si chiama Lacrime di cielo. Credo che l'hai ascoltata anche tu, vero? Questo caro? Video, insomma, io voglio dare un'anticipazione qua, Lo farà già da sto video, diciamo, perché così insomma no stiamo dillo già qua lavorando. Davanti a tutti per no stiamo già lavorando, hanno già lavorato, diciamo, stiamo già così. Lavorando per individuare la location Sì. E senti un po' come la vuoi vestita, svestita, come beh, come io vedi? Credo vedi Lele, io credo che va interpretata la canzone. Bravo. E quindi va interpretata. Sia dal punto di vista di voce. Deve dormire, ad esempio, come poseresti. Diciamo soltanto ai nostri ascoltatori che io e Erminio Sinni abbiamo in progetto una collaborazione, un video, e adesso stiamo elaborando la cosa. Ecco, stanno lavorando. Diciamo così. Alle ore 22:09 minuti e 04 secondi arrivò un SMS dal numero 339. No, per favore, ma non è carino. Giada, ti amo. Non sei neanche firmato, ma chi sei? Ma cosa vuoi? Succede, Erminio. Tra l'altro io vorrei che tu leggessi i messaggini arrivati per Erminio Sinni, quelli un po' più privati che leggi tu di solito. Ecco, Erminio, sono arrivati dei messaggi relativi, diciamo, un po' più personali relativi a te. Allora, intanto questa è perché quella che mi incuriosiva di più. Com'è la tua donna ideale? Mora, rossa o bionda? È rossa, non l'avete ancora capito? Se l'ha presa per il video, è rossa. Mamma mia. Tatiana da Livorno. Tatiana da Livorno. La vuole rossa. Ma io sinceramente, guarda, non è mica... Beh, no, ma una donna non è mica una macchina che sceglie. Bravo. Cioè, era appunto con questa attrice argentina. Ecco. Io mi sono reso conto che lei era bella. Sì. Quando è tornata. Tante volte succede anche questo. Credimi, è talmente che è andato via tutta la voce, mi è andata via. Ecco, poi da quello che abbiamo diciamo, capito e scoperto di te in questa puntata, insomma, che Erminio Sinni è autore dei tuoi testi perché vive, scrive quello che vive, voglio Giada, dire. Io ho avuto la fortuna di non essere nato bello.
Perciò è una fortuna, perché? Sì. Perché mentre tutti gli altri passano il tempo a fare le foto di ricordo, no? Cioè, io mi scrivo le cose per ricordarmi le cose. Pensa un po'. Capito? Cioè, per me il mio album di fotografie è... E quindi insomma, in queste canzoni tu esprimi emozioni, esperienze tue, lacrime di cielo, ad esempio, sì. abbiamo adesso parlato di Mi duele l'alma, il nuovo singolo che è uscito e naturalmente di cui possiamo vedere il nuovo video. Così che... vicino che si poteva vedere, avvicinarsi con un vecchio che brontolava. Tu camminavi rapita, chissà quale pensiero. Sembrava che avessi un fumetto scritto sopra di te. Era molto tempo che ormai io non ti vedevo. Sconfissi la mia timidezza avvicinandomi un po'. Forse pensai troppo forte, non sai quanto ti amo. Oppure lo dissi perché venisti verso di me e scesero le stelle, le lacrime di cielo ad addolcir le anime del mondo tutto intero. Fuori la nostra porta il tempo che si consumava uguale tra sirene e traffico. A cuore vivo su tappeti, a stringersi, a regalarsi i gemiti di vetri. Poi bruciamo incensi, rari e polvere di cuore, sul letto di candele accese che cominciò a volare.